I temi di questa settimana appunto sono i cambiamenti climatici e i mille aspetti che li collegano al resto di quelle che sono le problematiche sia ambientali che energetiche. Abbiamo veramente molti attori, abbiamo politici, abbiamo rappresentanti del mondo delle istituzioni e dei vari argomenti di settore, ci sono molti interventi, per cui io direi di partire quanto prima lasciando subito la parola al neopresidente dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Giulio Guerzoni. Ringrazio il direttore e saluto tutti voi. Ovviamente al tavolo con me c'è il nostro sindaco e anche ovviamente la fondazione. Saluto in prima fila il senatore Vaccari, che questa agenzia, come dire, l'ha conosciuta in tempi non sospetti. Io ho acquisito il ruolo di presidente poiché, come assessore all'ambiente, con grande orgoglio tengo i rapporti e porto avanti l'attività dell'agenzia nel comune di Modena e non solo. Questa settimana che si va ad aprire è probabilmente la parte più nota agli addetti ai lavori, ma non solo, dell'attività dell'agenzia, però c'è un lavoro invece 365 giorni all'anno di dietro le quinte. C'è un lavoro di formazione, c'è un lavoro di impostazione di gare, c'è un lavoro di studio e c'è un lavoro che prova a mettere assieme i due aspetti fondamentali per far funzionare le politiche ambientali. Da un lato appunto le performance ecologiche e dall'altro la convenienza economica che devono avere alcune pratiche ambientali. L'agenzia da sempre prova a cogliere questo aspetto. In questa settimana si parla di bioarchitettura, di domotica, esiste uno stratificato di successo di questo evento, c'è stato un ampliamento dell'interesse, gli inviti, la mailing list degli inviti è sempre aumentata negli ultimi anni e noi continuiamo a sostenere questo appuntamento, questo momento di confronto. Ci tengo anche a dire che sarà l'anno in cui l'agenzia festeggia i 15 anni, ci sarà un momento di festa, di celebrazione per un'avventura che è iniziata appunto in tempi non sospetti e che continua ad andare avanti. Non è scontato, lo dico guardando il panorama italiano, che un'agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile funzioni. A Modena siamo un esempio virtuoso e le collaborazioni che ci vengono chieste al di fuori del nostro territorio ne sono assolutamente un esempio. Penso che sia assolutamente doveroso ringraziare tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per far funzionare questa settimana. Penso ai partner, penso a tutti coloro che hanno dato sostegno organizzativo, logistico ed economico. Un ringraziamento agli enti locali, un ringraziamento anche a chi verrà qua a fare da relatore o chi semplicemente porterà le ultime tendenze del mercato e del confronto. La dimensione è quella europea. La dimensione è quella tutt'altro che chiusa in se stessa e io ritengo che il mantenere l'equilibrio tra un evento che parla agli addetti ai lavori e un evento che invece vuole fare anche divulgazione di buone pratiche o di possibilità sia la ricetta vincente. Per cui io non posso che dire avanti con questa bella settimana e poi probabilmente è atteso anche il momento delle premiazioni che ci sarà venerdì, noi saremo presenti come ente e spero davvero che si batta il record di presenza in questa edizione 2014. Vi ringrazio e passo la parola alla Fondazione. Io resto seduto perché ho meno cose da dire rispetto a Giulio. Noi di solito siamo spettatori di queste iniziative e siamo chiamati a finanziare delle buone attività sul territorio. Di fatto questa manifestazione che vede appunto perdurare nel tempo l'invito rivolto a una progettualità che veda interagire perfettamente quelle che sono le innovazioni con il territorio e quindi anche con la proposta che si fa alla gente di progettare con un occhio di cura anche per l'ambiente. È un aspetto che la Fondazione guarda sicuramente con un occhio di riguardo, perché siamo chiamati ad investire laddove ci sono progetti che hanno un loro ritorno, non solo di immagine ma anche di sostanza. Penso che una kermesse di questo tenore, che vede appunto il quindicesimo anno di attività dell'agenzia e che vede
espandersi sia territorialmente che anche a livello di partner, la collaborazione con altri soggetti sia un esempio di realtà virtuosa e di collaborazione tra i vari soggetti del territorio, che vede applicata una buona attività, una buona capacità di interazione per il bene del territorio. Su questo la Fondazione da sempre interviene e interverrà. Ecco, su questo non possiamo tirarci indietro anche noi, come diceva Giulio. Quindi grazie a voi soprattutto, che pensate e agite per il nostro futuro. Grazie. Sindaco. No, ho capito che invece che io ne devo dire tante. Buon pomeriggio. Allora, intanto questo è un appuntamento che dura nel tempo e soprattutto è un appuntamento che ci aiuta a misurare le trasformazioni e l'applicazione delle innovazioni che nel tempo si sono sviluppate per cercare di creare le condizioni di un territorio, di un ambiente, di una società più sostenibile. Questo era il messaggio di allora. Da quando le condizioni sono avviate, BioEcoLab e il laboratorio domotica erano all'interno di Promo, quindi c'era un percorso che è durato nel tempo, poi questa evoluzione ha portato all'agenzia, un'agenzia, ha ragione Giulio, un'agenzia tra le poche che reggono e le poche che si consolidano, e questo credo che sia estremamente importante. Dobbiamo continuare a sostenere questo percorso, perché questo è un momento di confronto culturale molto alto che consente agli amministratori, anche con la conoscenza, fatemela dire così, di forzare su una traiettoria di cambiamento. Lo dico perché noi abbiamo la necessità di trovare anche nuovi pensieri in questo momento di difficoltà economiche, che ci vede tutti agganciati ad una rincorsa quasi che l'economia possa ripartire solo se alla fine risolve un problema immediato. Ma occorre forse ritrovare le condizioni di una visione, perché è l'unica strada che può portarci fuori da questa dimensione di difficoltà. E la visione prima, che io sto cercando anche di portare in una dimensione di confronto anche nazionale, è stare al territorio, stare sul territorio, valorizzare il territorio. Cioè, il territorio è un elemento che va oltre l'economia. E quindi, guardate, lo dico perché questa mattina ero ad un, mie tante tappe, ero a un convegno dove presentavano la capacità attraverso la scienza e la ricerca di dimostrare che il Lambrusco, cioè il vino nostro, attraverso una ricerca scientifica sugli isotopi, eccetera, eccetera, sono le condizioni per dimostrare che è legato profondamente al territorio. Quindi quest'idea è un'idea che, anche quando la ricerca ci aiuta, aiuta a dare valore al territorio e ai prodotti del territorio. E questo è una visione, ma è un cammino. Adesso vedo un vecchio amico, l'ingegnere Orlandi, là, che è stato per noi un riferimento in certi momenti con i quali abbiamo lavorato in anni passati. E questo è un effetto che deve essere un effetto moltiplicatore del modo anche di agire, di come il territorio deve essere utilizzato, valorizzato e portato anche a qualificazione ulteriore. Perché? Perché noi abbiamo delle scelte profondissime davanti. Cioè, tutti i giorni si dice c'è cambiamento climatico, non si è mai fatto abbastanza. Ora, a parte che la responsabilità dei territori non è solo dell'oggi. Io, quando sento parlare perché oggi non l'hanno fatto, devo dire che mi arrabbio anche. Per il semplice fatto che le trasformazioni che l'uomo ha fatto sul territorio sono trasformazioni di secoli. Noi stiamo ragionando di argini che sono stati fatti nell'Ottocento di una parte dei nostri fiumi. Non l'abbiamo mica girato noi il fiume a finale miglia. Noi adesso dobbiamo gestire il ritorno del fiume dentro a finale miglia, che è una cosa completamente diversa. No, perché, lo dico per riposizionare,
per riposizionare le strategie. Adesso ci sono pezzi di cambiamento che inducono a fare altre scelte. Ma non è che ieri l'altro erano dei fenomeni e adesso sono tutti coglioni, adesso lo dico in modo crudo per capirci, perché sennò c'è un problema. Se sotteggi questi coglioni si risolvono tutti i problemi, ma non è così. Non è così. La partita è ben più complicata, perché i cambiamenti climatici, dovuti sia all'uomo, ma non solo all'uomo, sono reali. I cambiamenti demografici sono reali. L'aumento della popolazione sulla nostra unica terra è un dato reale, che deve portare tutti sulla terra, a partire da chi governa le dinamiche della terra, del G20 in giù, a ragionare su queste dinamiche. Perché se continuiamo a crescere a quei ritmi lì, nella terra, non solo qui, nella terra, se abbiamo già sfondato i 7, poi andiamo avanti, dopodiché bisogna che giustamente ogni cittadino del mondo deve trovare il diritto all'esistenza e deve essere garantito. E noi possiamo essere anche i fenomeni più toghi del mondo, ma se poi il mondo che gira, ovviamente quello che succede dall'altra parte del mondo succede e deve interessare anche noi, perché non è che l'inquinamento ha delle barriere naturali che si fermano dietro al confine della provincia di Modena o al confine dell'Italia o al confine dell'Europa. La partita è molto più complicata e quindi bisogna affrontarla, perché questa sfida del cambiamento climatico è una sfida profondissima. C'è una sfida del cambiamento demografico profondissima, c'è una sfida del cambiamento energetico che è altrettanto importante. Io con Tabarelli ho sempre dei confronti abbastanza, come si dice, forti. Però il confronto va fatto, perché noi dobbiamo garantire energia anche per il futuro e dobbiamo capire qual è il verso. Innanzitutto per risparmiare energia e dall'altra parte per produrla nelle condizioni di sostenibilità anche economica, perché sennò diventa tutto complicato. Dopodiché io sono contro lo shale gas, altri forse sono a favore dello shale gas, ma è un pezzo di cultura anche di gestione che sono da misurare, perché diversamente diventa tutto più difficile, o no? Perché alla fine poi l'energia ci vuole, l'energia deve essere sempre più a costi competitivi, perché l'accesso all'energia è un diritto come tutti gli altri diritti, e quindi bisogna che facciamo uno sforzo innovativo molto più ampio. E poi ovviamente c'è quella economica che alla fine fa la differenza. Allora, di fronte a queste sfide, che sembrano lontano da noi, ma che devono invece impegnare tutti noi in una dinamica di cambiamento, e ognuno nel nostro piccolo provarci, da fotovoltaico in cima alla casa, alla classe A, a tutti i processi immaginabili possibili, per provarci, impongono a tutti di capire come la ricerca può portare ad innovazioni profonde, come cambiare le metodologie costruttive per costruire case energetiche non energivore, perché alla fine noi le abbiamo avute tutte, ma il terremoto ha insegnato moltissimo anche nella ricostruzione, di come ricostruire in modo più antisismico, più energetico, e quindi alla fine quando vai a inaugurare un capannone, che diventa però non più un capannone, ma diventa una impresa modernissima, diventa un'impresa con tecnologie avanzate, con risparmio energetico, antisismica, con nuovi macchinari, e diventa super moderna e diventa quindi competitiva per stare nel mondo, allora la sfida comincia a diventare interessante. Ed è questo quello che sta succedendo sul nostro territorio. Io ne ho già inaugurate una trentina. Tutte quelle che ho inaugurato avevano tre vantaggi. Erano innanzitutto più belle, erano tecnologicamente più avanzate sotto le cose che dicevo, e alla fine avevano riattivato l'orgoglio e tutte avevano qualche dipendente in più. Piccolo miracolo, eh? Piccolo miracolo. Però questo è ciò che sta succedendo, al punto che in un anno 41.000, ce l'ho a memoria, 41.335 persone in cassa integrazione sono state assorbite, sono rimaste 2.700 persone. Cioè, un miracolo rispetto al quadro, soprattutto perché hanno seguito la ricerca, le tecnologie e l'utilizzo, e soprattutto perché il legislatore, sapendo che
Le tecnologie oggi sono più accessibili, anche forzato da un punto di vista legislativo, al punto che nella nostra regione, nella nostra provincia, nel nostro comune, quest'anno è l'anno in cui si deve obbligatoriamente costruire solo in classe A. E sgomberi il campo e cominci a dare la traiettoria di come vuoi andare avanti. L'ultima riflessione la metto su il tema dell'assunzione di responsabilità. Noi, per esempio, abbiamo deciso di cambiare molto sui temi della cultura urbanistica. In una città che storicamente è sempre stata dentro di un perimetro, ma che comunque aveva nell'espansione uno degli obiettivi, noi abbiamo detto, finiti i processi in corso, benissimo, cominciamo a far passare il messaggio della città compatta. Benissimo. O significa per tutti mettere la testa in un altro modo, eh? Significa per tutti capire che bisogna andare in su anziché in là, che bisogna costruire delle case diverse, che bisogna ragionare per dare risposte alle popolazioni, perché se non si trovano economie di scala necessarie per garantire i servizi pubblici, saltano tutti i servizi pubblici. Io in questi giorni sto cercando di fare il bilancio, sto diventando matto, devo fare un'operazione finanziaria di oltre 15 milioni di euro solo per il bilancio del Comune di Modena. Allucinante. E quindi bisogna riposizionare le strategie per rendere efficaci queste strategie. E lo dico perché, e concludo, perché le cose poi stanno avvenendo. Il 29 di novembre passa l'ultimo treno nella linea storica. Grande prima forte scelta di Modena è quella riga sulle carte, che è una riga di mobilità. Questa volta, facciamo sul serio o no? Io dico di sì. E dico che quello diventerà il punto del baricentro di una nuova strategia di mobilità dolce, filobus, bicicletta, priorità rispetto a tutti gli spacchi che qualcuno aveva ipotizzato di fare. Non tiriamo giù il cavalcavia, non facciamo delle pazzie, ma riragioniamo di un grande polmone a servizio della città. E semmai, rispetto ad altre aree dove c'è dell'urbanizzazione, la spostiamo per rimetterla dove ci sono i servizi, perché d'ora in avanti bisogna fare primi servizi e poi dopo riragionare per trovare economie di scala. Quindi cambia un impianto di visione della città. Una grande sfida. Io penso che questa sfida, grazie anche a questo lavoro che negli anni è stato fatto, che ha consentito di dimostrare, tra virgolette, che è possibile scegliere il cambiamento, stare su un altro asse per fare una svolta, io credo che lo dobbiamo assumere fino in fondo tutti insieme. E per questo io vi ringrazio. Abbiamo un'eccellenza a livello emiliano-romagnolo, visto che l'agenzia di Modena tale è. Io credo che con il vostro impegno, insieme a quello del direttore, del nuovo presidente, l'assessore Guerzoni, possiamo tenerci stretta questa esperienza, perché è a servizio degli enti locali, delle imprese, delle associazioni di categoria, e quindi se ci teniamo tutti, se l'abbiamo a cuore tutti, penso che possa essere un'esperienza che cresce e che può anche diventare effettivamente, come noi auspichiamo, un'esperienza di livello regionale. Grazie. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, è ovviamente un piacere salutare tanti con i quali abbiamo condiviso l'esperienza non solo della settimana ma dell'agenzia. E diceva bene Simona, è bene che questo territorio se la tenga stretta, la sappia valorizzare anche in chiave regionale, perché per quanto mi riguarda è servita molto a districarsi e stare dentro a processi anche di cambiamento notevole a livello nazionale che si stanno inverando in questo periodo, perché insomma diceva Giulio all'inizio, insomma, la capacità di stare un passo avanti i cambiamenti attraverso un approfondimento con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria, con gli enti locali,
con i vari enti, istituti di ricerca che anche qui oggi verranno indubbiamente a portare il loro contributo, è stata un po' la chiave di volta che ha consentito all'Agenzia di accreditarsi come un punto di riferimento per tutti questi mondi, ma soprattutto anche per il sistema pubblico, e di indicare quelle che erano le strade di innovazione, di ricerca, di cambiamento che si potevano concretamente percorrere. E in questo periodo avete fatto bene a mettere al centro della discussione, del confronto di questa settimana della bioedilizia e della domotica, due temi diciamo cruciali: uno quello dei cambiamenti climatici e l'altro quello che ha a che fare con il cambiamento che anche il sindaco Muzzarelli richiamava del settore edilizio e in particolar modo dell'urbanistica delle città del nostro tempo. Insomma, credo che siano due temi molto centrali, molto attuali, e che giustamente c'è stato un richiamo alla responsabilità, la politica ha il dovere di sostenere, di accompagnare per quanto possibile in un'ottica europea, ovviamente per ciò che attiene alle modifiche legislative. Sergio Castellari, ma la sua sostituta Silvia ci racconterà del percorso che da due anni a questa parte è stato fatto per costruire anche per il nostro Paese la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti, che metterà in gioco le cose che il sindaco prima richiamava, quindi una capacità diciamo di adattarsi a un cambiamento che il clima ci impone alle opere idrauliche indubbiamente, ma impone anche al modo di vivere quelle città che dovranno essere sempre di più resilienti a ciò che intorno a noi è cambiato, e una strategia di adattamento che il nostro paese diciamo a giorni in teoria dovrà approvare, adottare e costruire poi nei prossimi mesi con le regioni, diciamo quelle che saranno a cascata le ricadute anche per gli enti locali. Credo che in questo l'Agenzia possa rappresentare, come lo è stato per il patto dei sindaci, uno strumento in mano agli enti locali per costruire appunto non più il patto dei sindaci, ma il patto per l'adattamento, perché ogni singolo comune può autonomamente in modo innovativo mettere in campo. Il secondo provvedimento che intreccia in modo molto forte le tematiche che in questa settimana voi discuterete, approfondirete, è il collegato ambientale alla legge di stabilità dell'anno scorso che la Camera ha approvato la scorsa settimana, che cominceremo a discutere proprio questa settimana al Senato, ed è un provvedimento davvero con caratteristiche innovative finalmente sul tema dei rifiuti, dell'acqua, dell'edilizia, della certificazione ambientale, degli appalti verdi, insomma una serie di misure davvero importanti che potranno anche concretamente sostenere gli sforzi anche pionieristici che molti enti locali hanno voluto e cercato di fare. E credo che questo sia un po' il compito, credo, oggi della politica, di caricarsi anch'essa a livello nazionale una fetta di responsabilità per dare una mano, e indubbiamente insomma il collegamento con un territorio che ha un'eccellenza come l'Agenzia per l'Energia rende ovviamente più facile l'esercizio di questo compito, di questa responsabilità. Buon lavoro.